Salve a tutti ragazzi e bentornati subito su Server 2. Io sono Redez, non Nicola. Nicola, sono su tutto sbagliato. E questo è Minecraft. Minecraft, la mappa si chiama Void, The Void Matrix. La trovate proprio scrivendo The Void Matrix Download Map. Vi esce, la potete scaricare, quindi la potete provare anche voi. È una mappa carina, molto carina. Gli ho dato uno sguardo nelle immagini e voglio iniziarla con voi. Detto questo, vi ricordo che il gioco Minecraft lo trovate in scontissimo, tipo a meno di 10 euro su G2A, qualora voi non l'aveste ancora acquistato. I link sono in basso in descrizione. Allora, cerchiamo di capire a che cosa bisogna fare, che cosa non bisogna fare. Oh, if you're doing a playthrough on my map for YouTube, please include a link on the map. Se mi scordo, ve l'ho già detto come far recuperare. E giustamente l'autore è un gran bravo autore e si merita che voi scarichiate la sua mappa. Bene, si inizia credo da qui. Ci sono 4 prove da superare. Iniziamo subito qui dentro. Wow, l'occhio di Sauron. Guardate qui. Siamo nel vuoto. Mi affascina un sacco questa texture, guardate. Dove si gira è sempre la stessa cosa, sembra proprio il vuoto. Bene, dobbiamo andare all'interno di questo posto. Non ci possiamo andare, probabilmente dobbiamo attivarlo. Ed eccoti qui. You seek entry to the enter vault, to the glory within. Hai trovato l'ingresso, questo è il guardiano del vault, vediamo un po'. Sono molto curioso di vedere questo giochino, davvero davvero curioso. Guardate le cose, perché ho notato che ci sono simpaticissimi libri che si possono anche cliccare. Hanno fatto veramente dei passi da giganti. E questa è la versione 1.12, non è nemmeno l'ultima, ma serve per far girare questa mappa. Oh, the trials begin. Oh, fighissimo. Guardate qui quanta roba. Ho visto già una chest, vediamo cosa c'è nella chest. Una pepita d'oro. Ho letto che la pepita d'oro è... Ok, c'è scritto qui. Ce ne sono 3 nascosti in ogni livello. Quindi questo è il primo, questo è il primo livello, quindi dovremo trovarli qui. Ok. Ci sono 4 prove di intelligenza, precisione, di endurance, strength e di forza. Penso che la forza sia... Ok, no, sta aperta. Quella in cui combattere contro i boss. Sento un ragnetto, guardate dove sta. Guarda quel bastardo di un ragno. È aggressivissimo questo ragno, però. L'ho accappottato. Oh, ho sentito un altro ragno. Ah! Oh, perché non lo prendi? Oh! Ma quanto l'hanno fatti più veloci i ragni? Ci sono delle frecce che puntano in su e c'è una porta. Vediamo se possiamo in qualche modo aprirla con questa. Qui no. Ah. Beh, facile. Ah, ci hanno dato un frammento. Eccoci qua. Siamo tornati al punto di partenza. Il frammento lo dobbiamo inserire in queste casse, immagino. Vediamo che ci sta scritto, 3 frammenti, ok. Allora, proviamo precisione. Io non l'ho mai fatti questi, vediamo un attimino. Di precisione, che dobbiamo fare? Guardare in su. Ho paura di cadere. Oh merda. Ma è fantastico, ho preso tipo una navicella. Oh cazzarola. Colpendo la lava ci rallenterà. Ah, ok. No. Oh, merda. No, ci ha rallentato troppo. Siamo morti per la prima volta, quindi la lava in questo caso ci ha segati alla stragrande. Ok, mi metto qui. Ok. Adesso? Ah, ok, ho preso l'altro frammento. Grandioso. Intelligenza, vediamo se sono intelligente.
Ok, The Trading Puzzle, Trivia e Maze Challenges. Ok, quindi ci sono puzzle e labirinti. You can place block on block of... Ok, posso piazzare sui cosini. Clay digger to black. Questi si possono rompere. Vedete, beh, guarda che è fatto. Io non so chi l'abbia disegnato questa mappa, però è fatta estremamente bene. Una pepita? Non posso aprirla. Oh oh. Oh oh. Ah, bastardi. Come l'hanno migliorati? Quindi possono uscire quei bastardissimi di esserini che io odio pesantemente. Che sono i silverfish, che noi qua chiamiamo le lucifuga. Questo è chiaramente qualcosa di diverso. Devo buttarci una freccia? Ah, ho trovato gli archi. Ok. Quindi adesso, se tanto mi dà tanto... Una porta si è aperta, mo bisogna vedere che porta. Però mi dice trust in lava. Ma buggerato, non devo trustare la lava. Allora, torniamo su perché io c'ho un mezzo presentimento. Qua c'è scritto trust the lava. E c'era una torta, chiaro riferimento a Half-Life. Ragazzi, io ritrasto la lava. Ecco, ve l'avevo detto io. Ero rimasto bloccato prima. Trust the lava. Ok, questo è il secondo. Ma facciamo... C'è rimasto l'endurance. Oh, merda. Sono mai stato bravo con queste cose. Ok, ci proviamo, eh. Ah, vabbè, posso farlo tutto di corsa. Bravo, Redez. Vaffanculo, Redez. Ma se faccio così... Perfetto. E spegniti mo però. Oh. Mi spegnerò mai. Ok. Quindi io da qua devo saltare lì. Oh, ce l'ho fatta. Mini checkpoint. No, come mini checkpoint? Oh my god. Ah, quelle si tolgono pure. Tu vedi se io devo perdere tempo a fa' sta roba. No! Diventerò bravo, eh. Ah, ah, mini checkpoint attivava le scale. Bravo, Redez, che non vedi niente. Ma perché? Ma dai, non ci credo. Mi sto innervosendo per niente, proprio. Cioè, se questo è il primo livello, io non voglio arrivare agli altri. Risalta! Ah, vai a fare. Perché cazzo non parte? Mi droppi la puttana di Eva, eh. Adesso? Fanculo! Ho trovato tutti i frammenti, adesso? Void crafting... Ah, ok, qui. Wow, wow, che sta succedendo? Oh. Ho finito il livello 1. Vabbè ragazzi, spero che questo livello vi sia piaciuto. Voi fatemelo sapere. Ci vediamo al prossimissimo gameplay, che sarà più o meno la settimana prossima. Lo finiremo? Io non credo proprio.